Buongiorno e benvenuto al consueto aggiornamento settimanale su mercati e investimenti. In questa puntata parleremo del movimentato settore tecnologico, dei sempre ambiti Bitcoin, dei motivi che stanno dietro alla correzione del mercato cinese e dei mercati emergenti e di quale sia oggi il ruolo dell'investimento obbligazionario. Partiamo da un'analisi del quadro attuale. Si è appena chiuso un trimestre un po' più complicato del previsto, con i rendimenti obbligazionari saliti oltre le aspettative, soprattutto negli Stati Uniti, e con l'accelerazione della rotazione ciclica, cioè dello spostamento dai settori growth, come la tecnologia, verso settori value, come l'industria, materie prime e finanza. Nelle ultime settimane è tornata un po' di calma sia sul fronte del rialzo dei tassi, sia per quanto riguarda la stabilizzazione del settore tecnologico. Questa settimana c'è stata la notizia dello stop al vaccino Johnson & Johnson, che però non ha avuto effetti particolari sui mercati. Il rallentamento della vaccinazione a seguito di questa decisione sembra avere poco rilievo negli Stati Uniti, mentre l'impatto potrebbe essere più pesante in Europa, che faceva più conto sull'arrivo di Johnson & Johnson. È inoltre appena iniziata la stagione delle trimestrali delle società quotate. Le prime banche a rilasciare i risultati, JP Morgan, Goldman Sachs e Wells Fargo, hanno battuto le previsioni, comunicando utili straordinari. Gli effetti sulle quotazioni sono stati tuttavia limitati. Questo è indice che i mercati hanno già apprezzato un aumento degli utili. Il Bitcoin, intanto, sfonda la soglia dei 60.000 dollari, in prossimità dei massimi di sempre. Sul fronte delle criptovalute ha debuttato sul Nasdaq la piattaforma Coinbase per una valutazione ragguardevole che si aggira sui 100 miliardi di dollari, una valutazione analoga a quella di Citi, una tra le più grandi banche americane. La domanda che gli investitori si pongono a questo punto è: in che fase di mercato ci troviamo? Quali sono le prospettive? Siamo in piena riapertura delle economie grazie alla somministrazione dei vaccini. Questo processo di riapertura porta con sé numeri che possono essere esplosivi dal punto di vista della crescita economica. Questo porta i mercati a interrogarsi su due questioni di fondamentale importanza. Qual è l'impatto che questa crescita economica può avere sull'inflazione? Qual è l'impatto che l'inflazione può avere sulle banche centrali? La crescita economica al di sopra della media storica non è soltanto certa per il 2021, ma è altamente probabile anche nel 2022 e negli anni a venire. È quindi pressoché certo che l'inflazione salirà. Gli ultimi dati sui prezzi alla produzione mostrano chiaramente il rialzo in corso. Tuttavia, la reazione delle banche centrali sembra diversa rispetto a quella del passato. Qual è l'effetto dell'inflazione sul mercato azionario? Storicamente il mercato azionario tende ad andare bene con un livello di inflazione anche un po' più alto rispetto ai livelli attuali, mentre tende a far male nei periodi di forte inflazione. Inoltre è probabile che una buona parte delle aspettative di rialzo dei tassi e quindi dell'inflazione sia già stata digerita dai mercati. Le ultime due settimane hanno visto una stabilizzazione dei mercati con il grande ritorno della tecnologia. È probabile che la volatilità sul settore tecnologico non si sia ancora esaurita e che rivedremo delle correzioni sui titoli tech. Dobbiamo tenere presente che siamo in una fase di transizione. Se c'è un restart economico con la riapertura delle economie, è chiaro che i settori che non hanno beneficiato dei rialzi nell'ultimo anno saliranno e scenderanno quelli che hanno fatto meglio durante il Covid, proprio come la tecnologia. Si tratta comunque di una situazione temporanea che non compromette la crescita a lungo termine delle società tecnologiche. Come già abbiamo osservato in altre puntate, la tecnologia fa ormai parte della vita di ognuno di noi e soprattutto del processo di produzione e distribuzione di beni e servizi. Le aziende automatizzeranno sempre di più i processi produttivi, sostenendo la domanda di tecnologia. Ancora debole invece la Cina. Nell'ultimo mese e mezzo la correzione è stata evidente. Cosa sta accadendo sull'equity e quale può essere una giusta allocazione? La Cina in realtà non ha un problema particolare. Il rallentamento della crescita è voluto dalle autorità di controllo che si preoccupano di raffreddare alcuni settori a rischio bolla come immobiliare e finanza. Inoltre le autorità cinesi stanno ridimensionando lo strapotere accumulato da alcune società tech e media. Il caso Alibaba ne è l'esempio lampante.
una schiarita rispetto alle opacità delle big tech cinesi, anche nella forma di una multa che comunque, almeno secondo Alibaba, sembra chiudere la questione, e la stabilizzazione dell'economia riparterà comunque compratori sui titoli cinesi. Ecco perché la Cina continua a rappresentare un mercato estremamente interessante nel medio e lungo periodo. Sul fronte obbligazionario, l'aspetto di maggior rilievo riguarda proprio il rialzo dei tassi. Sembra che non ci siano motivi validi per investire in strumenti obbligazionari governativi. A questo proposito, bisogna dire che il rendimento dei treasury americani è tornato ai livelli pre-Covid. A queste condizioni, il treasury americano inizia nuovamente a rappresentare una buona forma di protezione contro i ribassi del mercato azionario. In ottica di diversificazione, quindi, non deve essere sottovalutata la funzione dell'investimento obbligazionario come strumento di protezione e come fonte da destinare all'attività di ribilanciamento. Come sempre, vi lascio in descrizione il link ad alcuni articoli del mio blog dove parlo di costruzione del portafoglio e di ribilanciamento. Ci vediamo la prossima settimana. Un caro saluto a tutti!